Benvenuti e bentrovati. Oggi è il giorno del mio compleanno, quindi sto ricevendo molti auguri via Facebook, via social, di chi mi conosce, di chi non mi conosce. Ringrazio gli amici che mi hanno telefonato di persona, è sempre bello. Dunque, miei cari, piano piano stiamo crescendo sempre e vi ringrazio delle visualizzazioni. È evidente che se vedete questo canale è l'anomalia, cercate qualcosa di diverso, è evidente. E oggi è il mio compleanno e che cosa ho fatto? Quello che ho fatto è fare una passeggiata, mangiare qualcosa che mi piaceva, dedicare del tempo alle cose che amo, che vedete qua dietro e di cui vi parlerò poi in futuro. Ho già registrato un video in cui ve ne parlo appunto di una di queste cose, e ho visto un film che avevo già visto e mi piace molto, mi è piaciuto molto rivederlo perché vi avevo parlato, probabilmente se vi ricordate avevamo fatto quel ciclo insieme sostanzialmente della musica per la pace, e tra le altre cose si era anche parlato della canzone Biko di Peter Gabriel, e ve ne avevo anche parlato in merito a Kendrick, no? Vi ricordate l'artista? Comunque sono video che trovate sul canale, e quindi la vicenda di Stephen Biko e appunto del Sudafrica, dell'apartheid, di tutta appunto quello che è quella lunga storia che tutt'oggi è molto complicata, che è determinata poi sul bisogno appunto della sottomissione. È una questione che ha a che fare col video precedente, avrà sempre a che fare con questo canale, no? E ieri sera c'era Downton Abbey, questa immagine molto particolare comunque dell'aristocrazia anglosassone a cui tutti si sono riaffascinati e hanno fatto sì che tornasse in moda un certo tipo di gusto, o i cappelli a cloche, no? Questi cappelli deliziosi che le donne fanno, queste testine così tonde, così deliziose, su lunghi colli esili, molto anni 20, donna pre-crisi e via dicendo. E dunque se ieri sera ero immersa in tutta quell'atmosfera elegantissima, comunque di straordinaria fattura, anche se la sceneggiatura a volte, se avete già visto tutta la serie un paio di volte, è un po' alla Boris, è molto ripetitiva, è recitato divinamente, ci sono degli errori di luce veramente da prendergli a schiaffi, no? Perché è evidente che se c'è una finestra non puoi avere a destra, non puoi avere la luce a sinistra e l'ombra a destra, e sono proprio errori da prenderti a schiaffi, proprio errori grossi. E non ci puoi fare niente, non la puoi, a meno che di rigirare la scena, il piano, non puoi farci niente. Bellissima l'ambientazione, ovviamente i costumi sono molto curati, anche se è un po' paradossale perché insomma queste damine inglesi che stanno in chiffon e seta, in castelloni con soffitti di 18 miliardi di chilometri di altezza, che dovevano mettere i tappeti contro le pareti per tenere un po' di caldo, non sentire gli upuli ulula tipo Frankenstein Junior, è un po' strano, no? Però dove vuoi arrivare, Agata? Dagli, io volevo arrivare al fatto che quell'immagine lì, che è reale, che la monarchia
La monarchia inglese adesso ci si è riconosciuta, è l'immagine che piace più di tutti, oddio, sempre meglio quel tipo di aristocrazia che fosse l'aristocrazia di Riccanza, così coatta sostanzialmente, che fa rimpiangere Savastano, no? E Gomorra, però è evidente che quell'eleganza nascondeva l'eleganza dell'amante del religioso, perché era cresciuta sull'idea del colonialismo, cioè non esiste Downton Abbey senza i fittavoli, non esiste Downton Abbey senza l'impero britannico, non esiste senza quello che è stata la vita in India, quello che è stata la vita in tutti i paesi colonizzati. E quindi questa cosa mi ha fatto un po' pensare. Poi l'altra cosa, insomma, riguarda appunto la Sudafrica, all'essere. Oggi mi sono presa la giornata per me, è significato appunto fare una passeggiata, dedicarla ai miei quadri, vedere un bel film, ripensare e quindi dedicare del tempo a quello che per me significa la libertà, che è la libertà della creatività, la libertà della crescita personale. E quindi è quello che io vi auguro per il prossimo anno, di avere un anno libero, di libertà, di prendervi il lusso della libertà, che troviate che il lusso non sono gli oggetti, non sono le macchine, le feste, lo sbocciamento, che queste sono cose un po' da, scusatemi, ma da poracci, ma la libertà è anche saper dire di no, la libertà è prendersi il tempo per sentire quella meravigliosa ginnastica del cervello che è l'apprendimento. La libertà è coltivare a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni una passione, un hobby, scoprire che si ha voglia di imparare qualcosa di nuovo, che sia uno strumento, che sia una lingua, che sia apprendere una tecnica artistica, che sia apprendere un programma del computer, che sia modificare il proprio stile di vita da quello alimentare a quello spirituale, a quello professionale, ma prendersi la libertà è anche un discorso di decrescita felice, no? Perché è evidente che noi siamo spinti in un sistema assolutamente consumistico che ci spinge, 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 spinge verso il consumo. Tanta di questa YouTube è fatta, no? Consumi. Pensate che adesso gente che non faceva più video li sta facendo giusto perché le inserzioni pagano di più. Durante gli inserzionisti, non le inserzioni, gli inserzionisti pagano di più durante Natale e quindi cacchio, ecco perché ci sono i vlogmas. Questi non, i miei non sono vlogmas, anzi ho avuto proprio la furbizia perché sono una volpe io di fare argomenti comunque così sensibili e quindi mi hanno tolto la monetizzazione, ma non è certo a fini di monetizzazione che faccio questo, ma mi piace il confronto, mi piace anche dire queste cose. Penso che YouTube sarebbe stato anche usato da molti stiliti, molto più di forse di Instagram, che sostanzialmente è social di Narciso, no? Quindi potrebbe essere anche divertente. Secondo voi, quale personaggio mitologico avrebbe usato quale tipo di social? Ecco, io dico che Instagram l'avrebbe usato Narciso. È interessante pensare a un eremita, no? Che usava questa cosa qua, oppure anche il Minotauro poteva usare YouTube perché chiede un buon livello di blocco, insomma, pensate che figo sarebbe stato il canale del Minotauro dal dentro del labirinto che ci raccontava la sua vita e si incazzava come una iena quando entrava qualcuno a rompergli le scatole. Poteva essere una cosa interessante, un bel canale, canale del Minotauro, ma ci sono tanti Minotauri che girano nella rete di YouTube, sul canale di YouTube e quindi.
Quindi questo è il mio auguro per le prossime feste, per tutti voi, per il prossimo anno, che siate ovviamente felici, sereni, la pace nel mondo, adesso mi metto la fascia di Miss Italia, ma soprattutto che troviate la vostra via della libertà, anche se dovrete rompere dei muri, anche se dovrete magari rinunciare a qualcosa, ma non c'è niente di più bello della libertà mentale, questo non imporsi degli obblighi, perché la vita è una, e quindi trovare se stessi nelle proprie passioni e nel proprio apprendimento, nella propria crescita, perché questo ti dà solo tanto poi la vo voglia e la possibilità di dare agli altri. Va bene, vi ringrazio, iscrivetevi, commentate e vi aspetto alla prossima. Arvezza, un bacione, a presto. Ciao!